contrastare la crisi climatica sviluppando anche in agricoltura l'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili. È la missione del Consorzio Italiano Biogas, aggregazione volontaria che riunisce più di 830 aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili. Il consorzio, che rappresenta tutta la filiera della produzione di biogas e biometano in agricoltura, è stato presente a Fiera Agricola 2024 con un ricco calendario di eventi e workshop, con focus sullo sviluppo del biogas e biometano e sulle nuove pratiche di fertilizzazione organica con l'utilizzo del digestato proveniente dagli allevamenti zootecnici. Come spiega Christian Curlisi, direttore del consorzio, le nuove tecnologie possono diffondere le migliori pratiche agronomiche nel segno dell'agroecologia. Per noi è sempre un piacere partecipare alla Fiera Agricola, visto che siamo espositori storici di questa fiera e, oltre ad essere espositori, animiamo anche il padiglione con l'area workshop che è a disposizione e con le attività che noi portiamo in campo. Anche quest'anno abbiamo tre convegni molto molto importanti. Il primo, che dà una prospettiva di sviluppo del nostro settore, biogas e biometano, parlando degli incentivi e delle opportunità che sono in corso e che ci saranno, e un paio di workshop molto molto importanti per raccontare i benefici e la valorizzazione del digestato, che è il fertilizzante che i nostri impianti producono e ovviamente ha bisogno di avere anche percorsi normativi che lo valorizzino maggiormente rispetto a quello che è oggi valorizzato. Dobbiamo pensare che ad oggi siamo in pieno sviluppo del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, in cui la misura biometano è una delle misure previste per il rilancio del nostro paese, ma è stata prevista come misura di rilancio a ragion veduta, perché con il problema della pandemia, la crisi che c'è stata economica e la guerra ovviamente anche in Ucraina, ci siamo accorti che non possiamo dipendere da altri stati e soprattutto non possiamo dipendere per l'approvvigionamento energetico semplicemente parlando di fonti fossili. E allora noi nel nostro paese abbiamo una grandissima opportunità, che è quella di produrre biometano dall'agricoltura, e questo biometano serve per andare a decarbonizzare quello che è la nostra infrastruttura. Infrastruttura, sto parlando soprattutto del settore agroindustriale, del settore industriale, cioè significa che grazie all'avvicinamento delle aziende agricole, quindi le aziende agricole che producono biometano, possiamo contribuire a rendere il paese più sostenibile da un punto di vista della produzione. E quale è il miglior auspicio per continuamente avere prodotti d'eccellenza made in Italy? Nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, siamo riusciti ad arrivare a compimento di alcune norme che hanno meglio specificato la potenzialità del nostro settore. Nel DL Energia, fortunatamente, sono state sistemate le questioni sulle garanzie di origine e il CIC per gli impianti che già producono biometano con il decreto del 2018. Siamo riusciti ad ottenere un miglioramento delle tariffe per il biometano con il nuovo decreto, e quindi sicuramente ci sarà uno sviluppo molto 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 più importante. Non ci si ferma qua, abbiamo un decreto FER 2 che finalmente, dopo 4 anni di ritardo, sembra che abbia compiuto il suo corso, quindi ancora nuovamente la possibilità di realizzare impianti biogas fino a 300 kW per produzione di energia elettrica rinnovabile. Siamo al lavoro anche sulle comunità energetiche rinnovabili, e poi il segnale che noi diamo a tutti è: a prescindere, la produzione di biometano non finisce con la misura del PNRR. PNRR è una grandissima opportunità che c'è stata, ma noi siamo già al lavoro per traguardare quello che è il post 2026. Stiamo già guardando al 2030, anche perché c'è un piano europeo che si chiama Repower EU, che prevede 30 miliardi di metri cubi di biometano a livello europeo, di cui l'Italia ha un ruolo molto molto importante, e quindi attendere il nostro settore può arrivare a produrre oltre 6 miliardi di standard metri cubi, e per noi quello è l'obiettivo. Dobbiamo tenere in considerazione che la Germania è il primo produttore, anche per dimensioni ovviamente del paese, ma noi siamo il secondo paese in Europa per capacità installata di impianti biogas. Adesso c'è la Francia, ovviamente, che è partita in ritardo rispetto a noi sulla produzione, ma ha un piano importante di sviluppo del biometano, e noi, con la produzione che già abbiamo in essere di biogas per produzione di energia elettrica e biometano, comunque siamo, come dire, leader non solo a livello europeo, ma grazie anche alle tecnologie e anche agli espositori che sono qua in Fiera Agricola, che sono componentistica italiana, siamo leader a livello mondiale. Quindi abbiamo tutte le componenti per poter sviluppare in maniera molto molto efficace la filiera, non solo in Italia, ma anche esportare quella che è la nostra conoscenza.